bacio del tuo amore nel caffè. Che poi per quanto dolce sai, purtroppo amaro è. E mi ritrovo un po' più sola ormai. Quando lei mi ha detto di venire a casa sua, non ha precisato a che ora, perciò volevo chiederglielo. Potremmo fare, diciamo, alle 8? Andrebbe bene qualche minuto più tardi. Ah, non è un problema, per me va bene. Come sta? Gerardo mi ha detto che questa mattina non si è sentita bene. Un leggero malessere senza importanza. Comunque, se vuole un giorno di riposo, se lo prenda. Leonardo non si opporrà. No, grazie, mi piace molto stare qui. Sono serio? Certamente. Avevo lasciato... Sì, la foto di un bambino. È suo parente? No. Ah, pensavo che vedendola sul suo tavolo... Ah. Bene, adesso devo andare. Sì, capisco. A che ora preferisce che venga a prenderla, Gerardo? Alle 8:10, per favore. Ci sarà. Bene. Signor Clemente? Sì. Voglio ringraziarla per quello che mi ha detto, che adesso faccio parte della sua impresa. No, la ringrazio io. Oggi sono molto rare le segretarie brave come lei. E lei è molto brava. Farò di tutto per non deluderla. Io lo spero. Ci conti pure. Ma che sarà successo? A quanto ha detto Davide, dovrebbero essere qui. Lo sai, Lucia, a quest'ora c'è un traffico incredibile. Apri, deve essere il bambino. È lui, di sicuro. Certo che saranno loro. Ah. Sono arrivati, Lucia! Lucia! Mio piccolo! Che gioia averti di nuovo qui, tesoro. Ma che è successo? Stavo già in pensiero per questo ritardo. Lucia! Hai fatto le frittelle! Sì, però non puoi mangiarle se non si raffreddano. Scusaci, mia madre aveva delle commissioni da fare, per questo ci siamo fatti aspettare. Prendete volentieri un caffè. Sì, sì, certo. Grazie, Matilde. Mariana, come mai questo viaggio improvviso? Qualche problema? Vorrei parlare con te, Lucia, però da sole. Sembri triste. Oh, come sei bello, tesoro mio. Un cambiamento d'immagine. Renditi conto che ormai sono un uomo maturo, laureato e molto ambizioso. Sei così bello, Alessandro. Sono sicura che farai innamorare tutte le ragazze che incontrerai in questo paese e in qualsiasi altro posto. Questo è quello che pensano tutte le mamme. No, no, non è vero. Alessandro, dimmi la verità. Tu stai bene davvero qui? Ma certo che sto bene, mamma. Io sono felice, sono molto orgoglioso di papà, di quanto ha fatto per la banca. E inoltre sono felice per te perché sei felice insieme a lui. Però io... te l'ho già detto l'altro giorno, io ti vedo strano. L'ho visto appena sei tornato. È come se... tu ti fossi aspettato di trovare qualcosa di diverso qui e fossi rimasto deluso. No, mamma... Non mi aspettavo di trovare niente che non abbia trovato, credimi. Tu e papà così uniti, felici e senza problemi. Mm-hmm. Questo speravo di trovare, sul serio. Maria Grazia e io siamo i due figli più orgogliosi di questo mondo, perché abbiamo i genitori più belli e più comprensivi della terra. E siamo tanto felici di essere di nuovo con te. Però tu non mi hai raccontato una certa cosa. Che cosa? Dimmi, di che hai parlato con i Clemente?
Intendo dire con Marco. Ma niente di importante, mamma. Abbiamo parlato di affari, di... Di che cosa? Di un certo progetto di Marco. Vuole che lavori con lui, questo è tutto. E Eleonora? Che cosa c'entra Eleonora? Non ha cenato con voi? Sì, sì, certo. C'era anche lei, infatti. Mamma, io devo andare. Mi presti la tua macchina? Ma posso accompagnarti io? Stavo appunto per uscire. Non possiamo andare insieme, caro? No, mamma. Ho un impegno e preferirei andarci da solo. Un impegno che deve essere molto importante, allora, Alessandro. Guarda che non è quello che pensi tu. Non è quello che pensi, credimi. È soltanto un impegno che non so quanto tempo mi prenderà. E voglio andarci da solo, per non farti aspettare, visto che non so quanto mi fermerò. Va bene, molto bene, come dici tu. Tanto ormai sei maggiorenne, fai quello che vuoi. Già, infatti. Allora, perché mi hai chiesto il permesso, prendi la macchina. Se vorrò uscire, vuol dire che aspetterò l'autista. Grazie, mamma. Le chiavi dove sono, nell'atrio? Sì, sulla console. Senti, non aspettarmi a cena, d'accordo? D'accordo. Bella. Anna Maria? Anna Maria? Eccomi, signora. Quando torna, Esteves? È già qui, signora. Allora, tanto meglio. Portami la borsa, devo uscire. Sì, vado subito, signora. Lo sai, voglio fare una sorpresa a Eleonora. Mi presenterò alla sua palestra e le dirò che intendo aiutarla nei preparativi per l'inaugurazione. Credo che per lei sarà veramente una piacevole sorpresa. La notizia che devo darvi è molto importante. Riguarda i terreni che ha visitato oggi, signor Mendoza. Parla, sentiamo. L'informazione è confidenziale, però è già sicura al 90%. Che hai saputo, dunque? Ecco qui, il governo intende costruire un'autostrada molto vicino. Guardate, i terreni sono più o meno qui, vero? Bene, l'autostrada passerebbe a soli 5 chilometri di distanza da questo punto. E quando l'hai saputo? Stamattina a colazione. È molto interessante, perché se noi tracciamo un collegamento con l'autostrada, quei terreni varranno almeno 100 volte tanto. Ah, senza dubbio. Quando avrai notizie sicure? Ho già chiesto un appuntamento con il sottosegretario, perciò entro 2 giorni sarete informati. Bene. Sarà opportuno avvertire Emilio, no? E perché mai? Come perché? Perché anche Emilio è proprietario di quei terreni come te e come me. A meno di un terzo, Marco. E noi due ci abbiamo investito un bel po' di soldi. E poi lui non ha mai preso sul serio questo progetto. Emilio è mio amico. Ma questi sono affari. Con tutto il rispetto, signor Clemente, io credo che il signor Mendoza abbia ragione. Se comprate la parte del signor Emilio, farete un investimento formidabile. Questo genere di affari non mi piacciono. Lascia perdere i sentimentalismi. Ti ho visto concludere affari molto più duri di questo. Ma non con un amico. Ne parliamo domani, scusate. Devo andare. Chiedo scusa. Signor Mendoza, se non le occorre altro... Sì, sì, può andare. Grazie. Alle 8:30 a casa mia. Sì, signor Clemente. Io sto uscendo, possiamo scendere insieme? Sì, certo. Prego. Grazie. Spiegami. Cosa? Come che cosa? Perché hai invitato la mia segretaria a casa tua? Ma perché stasera viene una persona a valutare i miei quadri. E siccome ho scoperto che la tua segretaria si intende di pittura. Pittura? Guarda che non c'è altro. È solo una questione di competenza, assolutamente professionale. Sì, sì, come la mia con Elsa, ho capito. Anch'io cenerò con Elsa a casa mia stasera. Questo è affare tuo, ma il mio è chiaro e te l'ho spiegato molto bene. Tant'è vero che venendo a casa mia conoscerà mia moglie e mio figlio. Non ho interessi personali, credimi. Però quella è una donna strana, sai? Ma chi, Rossella? Non so, lei... ha una grande capacità di lavoro, è una segretaria eccellente, ma non so, è come... Come che cosa? Come una macchina perfetta. Fa tutto bene, non commette errori, però non so, è come... come fosse di metallo. Fredda. No, non esistono donne fredde. Ha molto bisogno di lavorare. E per questo oggi l'ho assunta in pianta stabile. Non si trova tutti i giorni una segretaria così efficiente. Sono serio, non mi interessa. Guarda che neanche per un momento ho pensato a lei con cattive intenzioni.
Quello che mi preoccupa è che ti passino per la testa delle buone intenzioni. Che è successo? Lucia, vorrei che tu ascoltassi quello che ho da dirti, però senza perdere la calma. Oh, Gabriella, che hai saputo? No, non si tratta di tua figlia, ma di Diego. Ti ascolto. C'è qualcosa che non va bene in Diego. Qualcosa che lui ti ha tenuto nascosto. Che cosa non va? Di che cosa stai parlando? Il bambino dovrà essere operato il più presto possibile. Si tratta di qualcosa che nel suo cuore non funziona bene. Lo ha detto il medico. Laura, io sono molto preoccupato per Giulia. Perché? Non capisco. Perché lei... Perché sta sempre qui? Sembra che viva unicamente per me. Però tu stai bene grazie a lei. Sì, questo lo so. Ma così lei non vive. Lei fa semplicemente quello che desidera. Vive, ma alla sua maniera. La sua vita è questa clinica e sei tu. No. No, Laura. Non io. Andrea, tu l'ami? Io sono paralizzato, Laura. Che diritto ho di amarla? A che servirebbe? Non dire questo. Hai cominciato a recuperare a poco e guarirai del tutto, sono sicura. No. No, credimi, non è così. E inoltre, che succederà se guarirò completamente? Dimmelo tu, Laura. Ciao, Laura. Ciao, Giulia. Come stai? Come ti senti, Andrea? Come va? Bene. Vogliamo sollevarlo un poco? Certo. Abbi pazienza, Andrea. Così, piano, piano. Giulia, ecco. Dobbiamo vedere altri pazienti, noi? Sì. Piano, fa attenzione. Voi siete tutti e due veramente buoni. Mi piace vedervi insieme. Grazie. Grazie. Di vero cuore. Il giorno che venne da me, forse si è stancato troppo. Non faceva che correre lungo il fiume, puoi immaginarlo, sai come fanno i ragazzi. Sì, sì, capisco. Ma poi quella notte mentre dormiva è stato come se stesse per soffocare. Pareva che non potesse respirare, era affannato. Io non riuscivo a capire che cosa avesse. Avrei voluto chiamare il medico immediatamente, ma Diego mi ha detto che la stessa cosa gli era accaduta parecchie volte a casa tua e non ti aveva detto niente per non preoccuparti. Diego. Diego. Diego è cresciuto, Lucia. A volte noi non ci rendiamo conto di
adulti, quando i bambini cominciano ad avere i loro segreti e a riflettere su se stessi e a pensare ai loro rapporti con le persone che hanno accanto. Bene, il giorno dopo l'ho portato dal medico del paese. Un bravo medico, sai, è un professore. Ho saputo che insegna all'università. Lo ha visitato e ci ha mandato da uno specialista, dal dottor Tovar, al centro clinico. Gli hanno fatto delle analisi, ecco, le ho qui. Gliene faranno altre, si intende. Però occorre operarlo, Lucia. Non piangere. Credimi, io sono assolutamente sicura che non c'è pericolo, che tutto andrà bene. Il problema più grave è che deve essere operato all'estero e quindi il costo sarà molto alto, veramente alto. E domani andremo insieme da quel medico, se vuoi. Non capisco. Ma perché? Perché non mi hai telefonato? Dimmelo, perché? Perché io so molto bene quello che stai passando. Perché sapevo che cosa avrebbe significato per te la notizia che ti ho appena dato. E perché volevo venire qui con una soluzione. Qual è la soluzione? Io sono andata da Marco Clemente. Ti assicuro che non ti avrei mai riconosciuto. Del resto sembri un'altra persona. Come potevo riconoscerti? Forse sono un'altra. Coraggio, che cosa ti serve? Tutto, ma in questo momento ho bisogno di un'informazione che soltanto tu puoi ottenere. Sì, ma prima dimmi dove stai, chi ti aiuta, come fai a vivere? Io sto bene. È incredibile. Io pensavo che fossi lontana, che avessi lasciato il paese. E all'improvviso ti ritrovo qui. Non parliamo di me, per favore, non ti voglio compromettere. Sappi soltanto che sono al sicuro. Mi sono decisa a chiamarti perché sei l'unica persona che mi possa aiutare. Farò tutto quello che posso. Si tratta di mio figlio. Una signora è venuta a parlare di mio figlio con Marco Clemente. Marco Clemente? E tu che cosa ne sai di Marco Clemente, Gabriella? Questo non ha importanza. Non abbiamo molto tempo per parlare. Devo sapere perché lei è venuta. Quella signora è la madre di Davide. Si chiama Mariana Olvido. Ed è venuta per parlare a Marco Clemente di mio figlio. Voglio sapere per quale motivo. Voglio sapere perché parlava di mio figlio con quel... Carmen, ho paura che sia successo qualcosa. Ma non riesco a capire perché lei ne abbia parlato con Marco Clemente. Io non posso chiamare mia madre o mia sorella o mio fratello perché la polizia li sta sorvegliando e Laura lavora alla televisione, lì è difficile entrare. Per questo ho bisogno del tuo aiuto, mi capisci? Questa incertezza è diventata un tormento. Devo sapere che cosa sta succedendo a mio figlio. È troppo strano che quella signora ne parlasse con Marco Clemente. Mia madre mi giurò che lui non avrebbe mai saputo di Diego. Lui non sapeva di mio figlio. Ma quella signora è andata da lui e gliene ha parlato. Che cosa gli ha detto? Io devo saperlo, capisci? Ho paura. Perché ci sei andata? E con quale diritto? Una volta io ti dissi che tanti anni fa conoscevo la famiglia Clemente. A me non importa che tu conosca quella famiglia da tanti anni. Lucia, quell'uomo ha la possibilità di aiutare Diego. Qualunque cosa sia accaduta in passato, solo lui potrà salvarlo. Non voglio. Per nessun motivo. Dovresti Lucia... saperlo che quella famiglia non deve essere nominata in questa casa. Marco è suo padre. Non devi nominarlo, ho detto! Ti rendi conto che si tratta di una somma di denaro che non è possibile cercare altrove? Clemente è responsabile di quello che è successo a mia figlia. Ha distrutto Gabriella, accusandola pubblicamente e chiedendo per lei la pena più dura. Ti ripeto, Lucia, che per noi quella somma di denaro è del tutto irraggiungibile. Lo vuoi capire o no? Ti giuro che con queste mani me la guadagnerò. Andrò a spazzare le strade se occorre. Andrò a chiedere l'elemosina se sarà necessario. Ma non accetterò mai di umiliare mia figlia davanti a quell'uomo. Lucia, in nome di tua figlia e di Diego, ascoltami. Non puoi farne una questione di orgoglio.
Qui stiamo parlando della vita di Diego. È stata qui. E chi sarebbe quella donna? Non lo so, davvero. Questa è una trappola, Marco. Ti stanno ingannando. Certamente Gabriella Suarez ha bisogno che le mandino del denaro. Dovrà pur mantenersi. Così ha montato la commedia. E se fosse vero? Posso sempre chiamare quel medico e chiedergli una conferma. Sì, va bene, d'accordo. Ammettiamo pure che quel bambino debba essere operato. Può anche darsi. Ma che cosa c'entri tu in tutto questo? Allora guarda. Guarda, e poi dimmi se io c'entro o no. Puoi dire che non somiglia a me? Ma sì, in certi tratti forse ti somiglia. Sì. Però avrò incontrato 1000 bambini per la strada che in qualche modo mi assomigliano. Non so, che hanno i capelli neri, i lineamenti marcati, gli stessi occhi o lo stesso naso. Ma questo non significa che tutti quei bambini siano figli miei, scusa. Neanche fossi Noè o un altro personaggio della Bibbia, di quelli che prolificano come conigli. Ascoltami adesso. I conti tornano, 9 mesi esatti. No, dammi retta, Marco. Questi non sono conti, questo è un racconto, una favola. Ah, ma che favola? Io dico che le date con Gabriella Suarez coincidono. Marco, senti, come puoi essere sicuro di un fatto accaduto ben 9 anni fa? 7 anni, sette, non 9. Ma ora non verrai a dirmi che tenevi un diario come una collegiale, andiamo. Sì, ma lui somiglia a me. Sì, ma se vai in Olanda incontrerai moltissimi bambini che ti assomigliano. E se poi vai a Madrid, dato che sei di origine spagnola, troverai migliaia di piccoli Clemente con i tuoi stessi capelli castani, col tuo naso affilato e la tua figura snella. Tu sei pazzo. Che ti prende? Te lo dico io, se vuoi. Tu desideri immensamente un figlio tuo, Marco. Faresti di tutto pur di averlo. Può darsi che tu abbia ragione. Desidero soltanto questo. Che tu chieda a mia madre notizie di mio figlio. Ma non dirle che mi hai visto, perché non faresti altro che metterla in agitazione. Chiedile soltanto di Diego. Sei l'unica che può farmi questo favore. Va bene, sta tranquilla. Voglio raccontarti una cosa che deve restare segreta. Quando sono stata a casa di Davide, cioè della madre di Davide, ascoltami bene. Stavo andando via e l'ho sentita pronunciare un nome. Marco Clemente. Cosa ha a che fare Mariana con Marco Clemente? È una cosa che non riesco assolutamente a spiegarmi. Gabriele. E tu, che cosa hai a che fare tu con Marco Clemente? Ascolta, una volta io ti dissi in carcere che tu eri innamorata di quell'uomo. Sì, e ancora adesso ho l'impressione che in fondo tu stia facendo tutto questo perché continui ad amarlo. È così, è vero. Tu non hai ancora superato quella storia. Dimmi, secondo te ho ragione o no? No. Sei assolutamente in errore. Tutto quello che hai detto non è la verità. Non è affatto la verità. Posso assicurartelo. Io so bene che cosa devo fare. Domani andrò a parlare con quel medico. No. Senti, io voglio bene a tuo nipote. Farò tutto quanto mi sarà possibile perché si salvi. Tutto quanto sarà necessario. A costo di perdere la tua amicizia. La salvezza di Diego non passerà mai per le mani di Marco Clemente. Basteranno solo le nostre mani. Il denaro non ha nome e cognome. Oh. Chi è? Posso, Lucia? Entra. Lucia, mia madre le ha spiegato tutto. Sì. Che cosa facciamo? Io non so cosa potrò fare. Però so bene cosa non dovrò fare.
Non intrometterti in questa faccenda, Mariana. Ti sono molto grata per l'affetto che provi per Diego. L'amore è sempre una cosa gradita. Ma ti proibisco di intrometterti e di rivolgerti ancora a Marco Clemente. A Marco Clemente? Mamma, tu sei andata da Marco Clemente? Vediamoci domani in questo caffè, alla stessa ora. Sì, d'accordo. Io conterò i minuti. Non mancare. Non ti deluderò, vedrai. È curioso, Gabriella. Sai, Elsa è arrivata, ma è venuta per restare. Car, sì. E adesso che anche tu sei qui, di fronte a me, sai, è come se avessi due figlie. Puoi contare su di me. In qualunque momento. Veramente hai fatto colazione sulla spiaggia col signor Mendoza? È vero, sì. Ma soltanto per motivi di lavoro, Maria Grazia. Lo sai, è possibile. Anzi, è sicuro che lavorerò con lui e il signor Clemente a un progetto turistico. Ma è meraviglioso. Sei in città da meno di una settimana e hai già trovato un lavoro. Grazie a te. Ah, che sciocchezza. In fondo io non ho fatto altro che invitarti ad una festa. Maria Grazia, che sai del signor Mendoza? Perché? Per caso non è stata solo una colazione di lavoro? Che dici? No, è assurdo. Volevo solo sapere qualcosa di lui. È un tipo molto attraente, vero? Sì, è interessante. Dimmi, che cosa vuoi sapere? Lascia andare, ti prego. Era solo curiosità. Non ti sarai offesa, Elsa. Io scherzavo. Leonardo mi è simpatico. Però è piuttosto, sai, un tipo riservato. Perciò non posso dirti molto di lui. Ma ricordo che quando ero piccola sentivo dire che aveva molte donne. Non si è mai sposato. Che peccato, vero? Un uomo come lui, così intelligente, pieno di fascino e così solo. A sentire mia madre, Leonardo è diventato quasi un eremita. Mi ha invitata a cena, questa sera, nel suo appartamento. Come? Non è possibile. Sono così nervosa, Maria Grazia. Ma che meraviglia! Questa cena non ha nessuna importanza, in realtà. Siccome deve rinnovare il suo appartamento, vuole che lo veda. Io ti assicuro che è un miracolo. Ma non è successo niente, Maria Grazia. Niente. E ti sembra poco? Che il signor Mendoza, dopo tanto tempo, abbia invitato qualcuno a cena a casa sua. È moltissimo. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. E tua madre? È di là, in cucina. Sento odore di carne con i cavoli. Peggio ancora, cucina pesce in umido. È molto sostanzioso. E tu sei un po' troppo magrolino. Beh, sai, sarà sostanzioso, però il sapore, beh, è orribile. Buonasera. Ciao, come va? Bene, lei? Ecco Pierpaolo, lei è Rosella, di cui ti stavo parlando. Molto piacere. Molto lieta. Tu chi sei? Bene, io... Lui è il figlio del signor Clemente? Giusto. Col suo permesso ora devo andare perché è già tardi e l'autista mi aspetta di sotto. Questa sera verrò a casa tua e quindi ci rivedremo. Sarà la benvenuta, signorina. Ah, grazie. È stato un piacere. Ciao. Buonasera. Accompagnami. Sabato verrò io a casa tua. Ti aspetto. Ci vediamo. D'accordo. Ciao. È un piccolo gentiluomo. Certo, il signor Clemente lo ha educato molto bene. Va a mangiare, Nico. Vado, mamma. Permesso. Bene, io vado a cambiarmi. Un consiglio, non farti troppo bella, cara. Perché? Perché la signora Eleonora è la gelosia fatta persona. Io sono come sono, con me la gelosia non ha senso. Bene, in ogni modo però, io so quello che dico.
Hai preparato gli inviti per l'inaugurazione? Sì, sono pronti e già messi nelle buste. E dimmi, hai telefonato per il buffet? Sì. Voglio soltanto insalate e yogurt. Non dimenticarlo, perché noi stiamo inaugurando una palestra. Non preoccuparti, è tutto pronto, Leonora. Mi sento così emozionata. Sì, anch'io, sai. Questa sarà la più bella palestra della città e con la migliore clientela. Vedrai. Dica pure. Continueremo domani. Penserò io al resto. Va bene. A domani. Permesso. Ciao. Come stai, Alessandro? Benissimo. E tu? Che devo fare, Benavides? Che faccio? Beh, innanzitutto sarà opportuno che andiamo da questo medico domani, perché è necessario che ci spieghi bene tutto, Lucia. Io l'ho promesso a mia figlia, capisce? Glielo giurai quando nacque Diego. Io lo so come si sentiva allora Gabriella. Io lo so cosa ha voluto dire per lei dover presentare il bambino come se fosse figlio di padre ignoto. Lucia, Lucia, Mariana vuole bene a Diego. Questo è innegabile. E ora noi ci troviamo in una brutta situazione. Dobbiamo essere molto chiari su questo punto. Se Marco Clemente è il padre di quel bambino... No, io non voglio accettare un centesimo dal signor Marco Clemente. Non lo accetterò mai! Mi ascolti, Lucia. Noi non sappiamo ancora quanto denaro potrebbe venire a costare. Ma lo capisce? Domani potremo avere una visione più chiara del problema. Gia, le mie frittelle si stanno congelando. Oh, amore mio. Dì a Matilde di servirtele, io vengo subito, tesoro. Ma a me piace come le servi tu. Sì, amore, io vengo subito, vada, bravo. Non vuoi che le mangiamo insieme? Ma certo, caro, certo che le mangeremo insieme. Ma tu comincia per prima. Io aspetterò che tu venga con me. Non voglio andare di là da solo, devi venire. Ascolta. Con me. Gioia mia, sii buono, sii bravo. Va tu intanto, io verrò subito, solo pochi minuti. Come faccio, Benavides? Come posso affrontare tutto questo? Lo so, Lucia, sì, lo so, lo so, lo so. Ma vedrà che risolveremo. Ad ogni costo noi due risolveremo. Mi creda, Lucia. Lei e io non ci lasceremo abbattere da niente. E lo sa che le dico. Questa è casa mia. Bene, io la venderò. La venderò, dopodiché andremo a vivere, non lo so, si vedrà. Tutto quello che ho, qualunque cosa. Ma il bambino deve salvarsi, Lucia, si salverà. Domani andremo a sentire quel medico. Sì, verrò anch'io. Non abbia paura, conti su di me, Lucia. Conti pure su di me. Io non posso evitare quel ricordo, Eleonora. Te ne prego. La mia vita è un'altra adesso. È questa la mia realtà. Ti rendi conto che sto con lui da 6 anni? Quando noi ci conoscemmo, io ti dissi che sarebbe stato per sempre. Ho cercato di cancellare quel ricordo, ti assicuro che ci ho provato. Per questo non sono mai tornato in tutti questi anni. Io ho lottato contro quel ricordo. Ho lottato contro me stesso. Ho perfino lasciato i luoghi in cui vivevo. Perché ormai tutto mi parlava di te, amore mio. Tutto. In ogni cosa c'eri tu. Ora basta, tutto questo è assurdo. Assurdo o no, Eleonora, è parte di me. È parte di me. Ho avuto altre donne. Con alcune ho anche vissuto. Ma eri sempre tu. In ognuna di loro io vedevo te. Io sentivo te con la tua vita, con la tua pelle. Sempre, con chiunque stessi, io vedevo te. Quando sono tornato, sapevo già che ti avrei incontrata a casa mia. Maria Grazia mi aveva detto che alla sua festa aveva invitato tuo marito, Marco Clemente.
Io sapevo di trovarti lì. E lo sai che cosa mi sono detto? Vuoi saperlo? Mi sono detto stasera. Non deve accadermi niente. Io entrerò e la vedrò. Vedrò la moglie di Marco Clemente. Sì, è questo che mi sono detto. Però quando ti ho visto, ancora più bella di allora e tanto più donna, amore mio, ti giuro che ho provato l'impulso di urlare. Perché mi hai lasciato? Perché, amore? Perché hai voluto sposarti con quell'uomo? Basta, Alessandro. Non dimenticare che stai parlando dell'uomo che amo. No, tu non lo ami. Tu non lo ami, Eleonora. Era soltanto comodo. È stato un matrimonio comodo. Ma che ne hai fatto di ciò che tu e io abbiamo vissuto? Dove hai lasciato tutto questo? Dove hai voluto nasconderlo? Nel passato. E resterà nel passato. D'accordo? Io esisto, Eleonora. Io esisto. Mi basterà guardarti ogni volta che ti incontrerò. E tu saprai che io sono lì ad aspettarti. Guardami, per favore. Tu sarai di nuovo mia, Eleonora. Mi hai sentito? Noi due torneremo insieme. Ciao, Alessandro. Mamma. Ormai ho fatto tutti gli esami. Finite la notte in bianco. Bene, mi congratulo con te. Però vediamo i risultati, eh? Ora vedremo. Ah. Sei migliorato in tutto. Però la storia... Certo, la storia. So già che cosa mi dirai. Che è soltanto una noia, con tutte quelle date, quei nomi. Io ti conosco, sai. Figliolo, sono molto fiero di te. E non lo dico solo per i voti o per i giudizi. Lo dico per te stesso, per quello che sei. Per la tua personalità. Sei un uomo. Sei già un uomo, Pierpaolo. Sei forte, sano. Sei un ragazzo in gamba. Grazie, papà. Grazie. Sai, vorrei passare un po' più di tempo con te. Fare qualcosa insieme, conversare. Per esempio, certi giorni come oggi, io ti vedo un po' triste. E vorrei farti tante domande, vorrei, ma poi non trovo il coraggio. Sì. È vero, Pierpaolo. Sì, forse sono un po' triste, come dici tu. Perché vedi, ci sono cose che mi sorprendono, che mi confondono. Sì, tu hai ragione. Noi due dovremmo parlare di più. E chissà, forse parlarci con più coraggio. Bene, papà. Cercherò di fare del mio meglio. Senti, papà, l'altro giorno stavo parlando con Clotilde a casa sua. Chiacchieravamo. Clotilde? Sono anni che non la vedo. Tu la vedi spesso? Sì, abbastanza di frequente. Sai che le voglio molto bene. È come se fosse la mia vera nonna. Eh sì, immagino che Clotilde per te sia quello che sarebbe stata mia madre. È appunto di questo che lei e io stavamo parlando.
Le facevo domande su tua madre, perché, mi interessa molto. Volevo sapere qualcosa su di lei. Tu non me ne parli e io non mi azzardo a chiedere. Mia madre. Darei la vita, credimi, per averla qui con me, per tenermela accanto, sempre vicina. La perdetti quando ero ancora molto piccolo. E infatti non mi ricordo com'era. Ma in realtà io non l'ho conosciuta, io non so come fosse. Però mi manca tanto. Mi manca da morire. Forse è per questo che non ti parlo mai di lei. Di Mercedes Olvido. Così si chiamava tua nonna. Mi scusi. Signore, c'è di là la signorina Ferrer. La faccia passare. Pierpaolo, io vorrei continuare questa conversazione. Sì. Devo raccontarti tantissime cose. Sono contenta. Buonasera. Mi hai fatto innamorare.